Sabato 14 e domenica 15 maggio ad Arezzo si scende in campo per abbattere pregiudizi e discriminazioni basati sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere attraverso lo sport. È questo lo spirito della quarta edizione del Play Pride, lo sport per tutti. L'evento promosso da Chimera Arcobaleno Arcigay Arezzo dal Comitato Aretino WISP, con il patrocinio della provincia di Arezzo, ma non quello del comune capoluogo. La WISP, come ogni anno, che appunto coorganizzatore insieme a noi, ha inviato la richiesta di patrocinio, di supporto, e è arrivato un secco no, senza motivazione. L'invito è quello appunto domenica, sia sabato alla camminata, ma soprattutto domenica, venire a vedere appunto i tornei e venire a vedere di cosa si tratta. Insomma, non omosessualizziamo nessuno, ecco. O si permette un dibattito e quindi si invitano altri soggetti, ma non per vedere, per riferire, ma del resto un'iniziativa sportiva non è un convegno. Altra cosa è se si fa un'iniziativa sportiva dove non c'è dibattito, perché si fa un'altra cosa, e quindi di fatto si parzialmente e legittimamente porta solo una posizione. Siccome la città è di tutti, allora il patrocinio è di tutti, io ho ritenuto che non tutta la città di Arezzo fosse rappresentata nel patrocinare questa iniziativa. Qui si va in piazza contro l'omofobia. Ecco, più che a favore delle unioni omosessuali. Ma non penso che l'Arcigay abbia l'Oscar unitario della omofobia, cioè della contrarietà all'omofobia. Credo che si possa combattere l'omofobia in tante altre modalità. Credo che ognuno abbia il diritto e il dovere di manifestare una posizione diversa, per esempio sulle unioni omosessuali, senza essere omofobo. Credo che si possa essere contrari all'adozione dei gay senza essere omofobi, e quindi già questa risposta dimostra una modalità molto parziale di intendere le cose. Quindi mi rafforza il fatto che è un patrocinio che era bene non dare. Polemiche a parte, sarà una festa di sport con la Rainbow Walk, la camminata dell'arcobaleno al pomeriggio del sabato 14 maggio, mentre per la giornata di domenica sarà possibile ammirare anche una disciplina emergente come l'aikido. È stato descritto come uno sport di difesa, come uno sport che per evitare il contatto fisico, e c'è un certo nesso con il tipo di manifestazione che facciamo, questo Play Pride, un riferimento appunto a una convivenza civile, a un rispetto reciproco, a un riconoscimento reciproco.